Ciao ragazzi, ciao ragazze. In questo video parleremo della moda italiana. La moda italiana è considerata una delle più importanti del mondo, insieme a Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Gran Bretagna in generale e Giappone. Tutto cominciò negli anni 50 a Firenze, dove appunto la moda italiana iniziò a confrontarsi con quella francese. E nomi come Gucci, Ferragamo iniziarono a confrontarsi con Dior e Chanel. Ultimamente Milano è stata nominata la capitale della moda, insieme alle altre grandi città come New York, Parigi e Londra. Ogni tanto nella classifica delle capitali della moda rientra anche Roma. L'associazione no profit che sviluppa la moda italiana è la Camera Nazionale della Moda Italiana. Questo istituto nasce nel 1958 a Roma, però attualmente ha sede a Milano. Parliamo ora delle città della moda. Quali sono? Dal 2009 Milano viene considerata la capitale della moda, superando New York, Londra, Parigi e Roma. Infatti, la maggior parte delle grandi firme della moda italiana hanno sede a Milano, come Versace, Prada, Fendi, Moschino. Inoltre, due volte all'anno si tiene a Milano la settimana della moda. A Milano c'è anche il famoso quadrilatero della moda. Che cos'è il quadrilatero della moda? È una zona di Milano, appunto, compresa tra le vie Monte Napoleone, Della Spiga, Manzoni e Corso Venezia. Altra capitale della moda è considerata Roma, dove tantissime case di alta moda hanno la loro sede, tipo Valentino, Bulgari, Fendi, Gattinoni, Laura Biagiotti, eccetera, eccetera. Altra grande sede della moda italiana è Firenze, che è appunto la città di origine di grandi aziende come Gucci, Cavalli, Enrico Coveri. Non dimentichiamoci inoltre di Venezia, che è sede della casa di moda Roberta di Camerino. Abbiamo detto che a Milano si svolge due volte all'anno la Milano Fashion Week. Più precisamente, dopo quella di Londra e prima di quella di Parigi. È la terza delle 4 settimane della moda prêt-à-porter più importanti al mondo che si tengono durante il mese della moda. È la Camera Nazionale della Moda Italiana che stabilisce le date. Pochi giorni dopo, le sfilate milanesi legate al settore maschile, a Firenze si tiene PT Immagine, sempre per la moda uomo. Ed eccoci alla fine di questo video. Allora, questo è il primo dei miei progetti legati ai video sulla moda. E, diciamo che sarà una cosa a puntate. Questa è la prima puntata e poi continueremo con la seconda, con la terza, con la quarta, perché so che è un argomento che vi interessa, me lo avete chiesto in tanti. E parleremo delle varie case di moda, della loro storia, dei loro personaggi e niente, spero che vi piacerà. Ecco, vi invito ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella per essere aggiornati su quando pubblicherò i nuovi video e ciao, un bacio.